benvenuti qui, come devo dirlo, qui su Radio Monte Carlo, dalla cui finestra aperta arrivano le voci, i sospiri, il gaudio e il totale disinteresse di alcuni più distaccati a proposito del sex appeal delle stelle del cinema. E mi accorgo di non aver mai trovato sexy molti, ma molti, dei sex symbol che il cinema ci ha offerto, proposto e a volte propinato fino ad oggi. Tra l'altro ci sono stati molti belli e belle, naturalmente, che a me, come penso a molti altri, belle o belli, non sono mai sembrati più di tanto. Ricordo invece benissimo, per esempio, mi ricordo molto bene le spalle di Marlon Brando fuori dalla canottiera del rude protagonista di un tram che si chiama Desiderio, e su questo sembra che siamo e siamo stati tanti ad essere d'accordo. Comunque è vero che non possiamo amare tutti la stessa cosa o avere tutti le stesse preferenze, nemmeno in fatto di bellezza o sensualità, e meno male, così c'è più posto per tutti, la gamma dei campioni si allarga e tutti siamo più contenti e meno a rischio di insoddisfazione. Del resto il sex appeal, l'attrazione, non è esattamente la stessa cosa per tutti, ma certamente da un consistente numero di persone è ritenuta una buona cartuccia, un jolly che chi ce l'ha può giocarlo molto comodamente quando vuole. È anche vero che col passare degli anni i canoni del sex appeal cambiano. Basta pensare alle morbide donne del Tiziano che oggi farebbero sognare affari d'oro agli imbonitori televisivi nemici giurati delle pance. Ma in fondo poi che cos'è? Da cosa dipende l'attrazione fisica all'essere sexy? Ultimamente si è un po' riflettuto su quello che fa un uomo sexy, ad esempio sul suo comportamento, ed è risultato che a quanto pare l'uomo vero, il maschio assoluto, non è necessariamente molto sportivo, non è necessariamente patito di calcio o abitué degli stadi, anzi, secondo una ricerca dell'inglese Daily Telegraph, il vero maschio non fa il tifo per il calcio, pensa, e soprattutto il vero uomo non cerca consensi verbali, non va a pesca di complimenti dopo le sue performance, dopo le sue evoluzioni o più semplicemente dopo i momenti di intimità vissuta, ma più di ogni altra cosa, ci informa il Daily, l'uomo davvero sexy, il maschio sicuro del suo sex appeal, snobba il cellulare, sì, il telefonino. Non ho idea di che cosa c'entri il telefonino con sex appeal, ma insomma, ragazzi, va da sé che i misteri della mente umana sono imperscrutabili, ma meno male però, qui ci sta bene, meno male che resiste la musica.